Il fuoco nel buio della notte ha rischiarato il cielo. La luce del cielo pasquale ha illuminato la nostra assemblea. Il profumo dell'incenso è salito al Padre insieme alla nostra lode, perché in questa notte santa, mentre un nuovo in principio ci è donato, giungiamo al sepolcro, meta del nostro cammino quaresimale. Entriamo in esso e ascoltiamo quel giovane seduto alla destra, vestito di una veste bianca. Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Gesù, il Signore e Maestro, colui che ha servito fino a lavare i piedi e che i nostri occhi hanno visto innalzato sulla croce, è risorto. Davvero Gesù è risorto. E la resurrezione di Gesù ci appartiene, ci è donata, e noi non siamo più spettatori di un dramma che ha visto Dio farsi uomo piccolo, umile, fino alla morte e alla morte di croce, ma in quel dramma ci siamo anche noi con tutta la nostra povertà e miseria umana, con tutta la nostra gioia e speranza. Davvero Gesù è risorto ed ha vinto la morte, ogni morte, tutta la morte. Quanta gioia deve colmare il nostro cuore, il cuore di tutti noi battezzati. Ascoltiamo l'Apostolo Paolo che alla Chiesa di Roma e questa notte alla nostra comunità annuncia: non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Davvero Gesù è risorto. Davvero la nostra vita in questa notte tre volte santa ha un nuovo in principio. Con le donne alziamo lo sguardo ancora una volta al crocifisso e alla croce che abbiamo imparato ad amare in questo tempo di Quaresima. E con grande meraviglia e stupore vedremo ogni pietra di ogni nostro sepolcro già rotolata via. Davvero Gesù è risorto. Ogni pietra di ogni nostro sepolcro ha rotolato via. Davvero Gesù è risorto. Ogni pietra di ogni sepolcro, anche del tuo sepolcro, ha rotolato via. Davvero Gesù è risorto. Davvero stanotte anche tu risorgerai. La pietra, porta del tuo sepolcro, Gesù ha rotolato via. Davvero Gesù è risorto. Davvero stanotte la pietra del tuo sepolcro, benché molto grande, Gesù ha già rotolato via. È la Pasqua del Signore. Davvero Gesù è risorto.